Buonasera, benvenuti alla nuova puntata di Semi di Speranza su Popolo della Famiglia TV. Questa sera iniziamo con qualche minuto di anticipo. Prova a chiedermi amicizia, vediamo un istante perché abbiamo qualche piccolissimo problema di trasmissione, ma voglio dire tutto facilmente risolvibile. Ho fatto Ania, ho fatto. Ah, fantastico. Ania, sei di nuovo qui. Vediamo se riusciamo a... Non riesco ad aggiungerti. Guarda che mi manda al manicomio sta roba. Allora, un attimo che introduco e poi partiamo con la puntata di oggi e troviamo la soluzione, Ania. Eventualmente ti chiamo se non funziona con la doppia diretta. Allora, siamo di nuovo. Prova a chiedere amicizia su Facebook. L'ho già fatto, Ania. L'ho già fatto, tesoro. L'ho già fatto. Siamo alla terza puntata di Semi di Speranza. La scorsa settimana abbiamo avuto con noi Sabrina Pietrangeli che ci ha raccontato la sua esperienza, ci ha testimoniato la meraviglia della capacità di trasformare una sofferenza, un dolore in risurrezione. Allora, Ania, mio nome e cognomi sono Emanuela Pongiluppi Eleuteri. Ti ho già chiesto l'amicizia a tutti. Grazie Francesca, c'è la Centofanti che l'ha già scritta. Comunque te l'ho già chiesta l'amicizia e tu ed io siamo già amiche. Quindi se probabilmente tutto normale, esatto, bravo Mirko. Esatto, bravo Mirko. Ci riflettevo oggi su questo. Comunque, brava Ania, esatto. Dunque, un attimo, questi piccoli contrattempi noi li conosciamo bene, noi che siamo attaccati alla croce, noi li conosciamo bene, ma siamo più forti di tutto. Stavo riassumendo la scorsa puntata con Sabrina Pietrangeli, che ci ha raccontato il suo meraviglioso progetto In Realtà, La Quercia Millenaria, che è un'associazione che accompagna, segue le mamme, i papà e le famiglie che affrontano una gravidanza difficile e quindi soprattutto ci ha raccontato come è possibile risorgere da un dolore, da una sofferenza così grande. Siamo amiche, sì tesoro, guarda io continuo mentre ti vedo Ania e stasera abbiamo Ania Kolezinowska, che spero di aver pronunciato in maniera corretta. E Ania dovrebbe essere con noi in diretta in video. Se questo non ci riesce, la chiameremo al telefono e vi dovrete sorbire il mio brutto faccione invece che il suo bellissimo volto. Ma sicuramente riusciremo ad averla magari la prossima volta. Se sei d'accordo, Ania, guarda, io sto continuando ad invitarti perché ti vedo, però proprio non riesco eppure ti ho anche taggato nella rubrica, quindi penso sia solamente un problema di Facebook. Comunque, tornando a bomba, come diciamo a Roma. Ciao a tutti, grazie a tutti, piano piano sto leggendo tutte le persone che sono arrivate, vi ringrazio di essere qui e soprattutto vi ringrazio per aver seguito la puntata precedente, nonché quella prima, perché sono tante le persone che ci stanno seguendo e che guardano sia questa diretta, quindi vi ringraziamo e ringraziamo anche quelli che la vedono in differita, perché sono molti, 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 molti di più quasi oserei dire. A questo punto io, se siete d'accordo, no, sei bellissima tu, io lascia perdere, smettila. Se sei d'accordo, Ania, io ti chiamerei per telefono, ti metto in viva voce e i nostri Facebook spettatori si dovranno accontentare di ascoltare la tua voce
E poi questo significa che presto dovrai, ciao Alessandra, presto dovrai tornare e dare l'opportunità a chi ci segue di guardarti dal vivo. Quindi dammi solamente un ok, che ti chiamo al telefono. Ah no, perché se stai guardando la diretta dal telefono, sì, ma voi mi volete bene, Mirko, non vale. Ok, ti chiamo al telefono, tesoro. Perfetto, perfetto. Grazie, chiedo scusa per questi piccoli contrattempi. E risolviamo in questo modo perché comunque nessuno ci ferma se abbiamo deciso di fare qualche cosa. Pronto? Tesoro caro, Ania cara. Ciao Ciao. bella, grazie. Sono imbarazzata, quindi ti porto le scuse mie e quelle della redazione perché doveva funzionare. No, a me dispiace tanto perché non abbiamo fatto prima le prove, ma Ah, allora, Ania, vedremo. guardiamo il lato positivo. Significa che tornerai presto. Avremo Molto tempo volentieri. per fare le prove. E a questo punto invece che una volta in più tornerai 2 volte in più, va bene? Perfetto. Affare fatto. Comunque il tuo complimento, sei bellissima, me lo posso incorniciare? Perché detto davvero. Guardati la verità, te lo possono dire anche gli altri che stanno guardando. Perché sono truccata. Allora tesoro, basta, basta perché mi emoziono. Tanto siamo tutti belli perché siamo figli di Dio, quindi questo poi alla fine della fiera penso che sia la realtà. La realtà. Mi senti? Sì, ti sento. Fantastico. Dunque, io come ti ho anticipato al telefono quando ci siamo sentite, come redazione di Popolo della Famiglia TV abbiamo un'autrice di questo programma che prepara dei canovacci meravigliosi e malgrado la mia incapacità ad impararli a lei, continua a scrivere dei letti e testi meravigliosi che voglio dire ti ho anche passato. E regolarmente io stravolgo un po' tutto, no? Perché sono un po' disubbidiente e incapace soprattutto. Quello che ti chiederei, se sei d'accordo, è di andare a braccio. Come ti ho anticipato al telefono, noi la scorsa settimana abbiamo avuto Sabrina Pietrangeli, che ha fondato, la Quercia Millenaria, che è una realtà ed è un'associazione che accompagna le mamme, i papà, le famiglie che vivono una gravidanza difficile. Che cosa ha trasmesso Sabrina a noi, che voglio dire facciamo parte della redazione, ma soprattutto a chi ci ha guardato? La grande speranza di come la storia di sofferenza può cambiare noi, ma soprattutto diventare dono per gli altri attraverso la vita quotidiana. Credo che questo riassuma, per sommi capi forse, quella che è anche la tua vita oggi. Ce ne vuoi parlare? Sì, la mia vita oggi è completamente diversa da quella che era prima. Adesso so, perché sono qua, dove sto andando, soprattutto dove sto andando, ecco, dove è la mia meta, quindi quella in cielo. Io voglio arrivare lì e ogni giorno sto cercando, insomma, almeno di provare a seguire quello che il Signore ti insegna, quindi essere una brava cristiana. Che è quella a cui aspiriamo tutti, no? Lo so, non è facile, però ci proviamo tutti. Ci proviamo tutti. È importante forse averla trovata questa strada, no? Assolutamente sì, perché la mia vita prima era molto disordinata in tutti i sensi, ma tutto parte proprio dalle radici familiari, insomma, perché i miei genitori avevano già un rapporto disordinato e quindi non mi hanno trasmesso delle cose che io potevo portare con me nella mia crescita, ecco. E poi ho dovuto impararlo molto, molto più tardi. Molto più tardi e questo quello che tu chiami disordine, no? Di base,
tu credi abbia in qualche modo influito su questo desiderio di iniziare il percorso che hai iniziato e che stai percorrendo? Scusami la cacofonicità delle parole, ma non me ne vengono altre, perché io ti ascolto rapita, assorbo tutto quello che dici. E c'è una bella consapevolezza in quello che dici. Guarda, io sono contenta di essere con voi, perché? Perché vi occupate soprattutto della famiglia, è da lì che poi nascono le nuove vite, che si formano delle persone, quindi è molto importante quello che i genitori trasmettono ai propri figli. Io sono nata in una famiglia, ti dicevo, disordinata, perché mio papà era purtroppo un uomo alcolizzato. Quando lui è morto, mia mamma è andata in depressione, ha iniziato a portare a casa dei uomini. Questi uomini, uno di questi uomini abusò di me, di mia sorella, avevamo io 10, lei 6 anni. Mia mamma faceva finta che non vedeva, non sentiva, eccetera. E poi a 13 anni ho cercato di suicidarmi, nessuno mi voleva, vivevo per strada con amici che spacciavano, andavamo a rubare. Insomma, tutto questo che io sono diventata dopo, purtroppo è nato nella mia casa, perché un bambino che nasce non nasce mai cattivo, i bambini sono puri. E poi purtroppo le sofferenze che possono essere genitori oppure altri adulti ci danno, fanno sì che questo bambino cerca poi la propria felicità e amore che non ha trovato nella propria casa dove doveva sentirsi protetto e amato, lo cerca da solo, sbagliando tante volte strada, ma tutto parte da lì, proprio dalla famiglia. Dal nucleo centrale, no? Io ti ascolto e penso che la tua storia fino a un momento che poi ci racconterai, se vuoi, è stata permessa da qualcuno di più grande di noi, da qualcuno da chi ci ha creato, no? Sì, diciamo che il Signore non ci manda, cioè non è che ci manda le croci volontariamente, soprattutto ai bambini, però tante volte proprio è l'uomo che fa sì che queste cose succedano. Insomma, il Signore ci ha dato la libertà per quanto ci ama tanto, e anche se non gli piace questa cosa, ci lascia liberi per grande amore che ha per noi. E per questo poi io quando, dopo anni di lavoro, sono scappata dalla Polonia, sono arrivata in Italia, dovevo lavorare come modella, mi hanno chiuso in un night club da dove sono scappata dopo altre violenze, e poi sono finita a Milano a lavorare nella moda in televisione. E lì la droga, sesso e rock and roll era una cosa normalissima. Arrivata un giorno, sappiamo che caso non esiste, però arrivata un giorno a Medjugorje, invitata da un amico, lì quando mi sono confessata dopo 15 anni, il prete mi ha detto: tu sei peggio di Maria Maddalena. Ma non perché io facessi, insomma, andassi a letto con uomini per i soldi, no, però avevo una vita disordinata, cambiavo fidanzati come volevo, e non sapevo cosa era un vero rapporto, un vero amore. E lì poi la Madonna ha messo nel mio cuore questo progetto che si chiama Cuori Puri, e noi adesso cerchiamo di trasmettere ai fidanzati quello che, insomma, a noi non è mai stato detto da nessuno. Quindi la Madonna ti ha preso per i capelli, no? Perché Assolutamente sì. è un'espressione che a me piace usare, perché con me Cristo ha fatto la stessa cosa. Cioè, con me il Signore, a me il Signore mi ha preso proprio per i capelli sull'orlo del precipizio. Quindi io mi bevo le tue parole, le mangio, le assorbo, perché sento nel tono della tua voce un ringraziamento perpetuo anche del male che è accaduto. Non so se riesco a spiegarmi, nel senso, lui ha permesso questo male affinché tutto quel bene che tu stai facendo ad altri arrivasse. Ha senso Ma quello che... guarda,
Guarda, hai perfettamente ragione, anche perché il mio percorso prima di tutto è passato una mia verifica sulla mia persona. Io ho lasciato tutto a Milano, sono andata a vivere con le suore per 3 anni, mi sono spogliata veramente di tutto e prima ho dovuto riordinare la mia vita e quindi perdonare le persone che mi avevano fatto del male, compreso mia mamma, poverina, che oggi so che anche lei quando era bambina magari non ha avuto tutto quell'amore del quale aveva bisogno e quindi poi non era neanche pronta a essere mamma e ha fatto anche lei questi sbagli, ma non era colpa sua, è partito tutto molto prima, no? Di quando anche lei era bambina. Ed è questo il percorso che dovrebbero fare tutti, fare prima un ordine personale nella propria vita e poi pian piano ricostruire le cose verso, insomma, verso una strada giusta. L'ordine personale lo si può fare solo in un modo. Dimmi qual è. No, lo può fare. No, perdona, quello volevo dire, erano due cose che volevo dire. Lo si può fare solo in un modo e lo può fare solo una persona, che è Dio. Ah, Cioè, certo, però se non l'ordine. ti apri Esatto. alla grazia di Dio e al suo insegnamento, ma stai lì sempre a voler fare di testa tua, è difficile. Esattamente, esattamente, Tante esatto. persone, guarda, a me mi scrivono tante persone e dicono, io non riesco a perdonare, la mia vita non mi piace, qualcuno mi scrive, guarda, io sono depresso, voglio cambiare vita. Però poi quando gli dico va bene, allora scegli di fare un percorso, no? Lascia il tuo lavoro, lascia quello che hai e cerca di passare un tempo della tua vita in un posto dove puoi pensare solo a te stesso, al tuo interno, a un tuo rapporto con Dio. E lì tante persone si fermano, non hanno coraggio di lasciare la vita di tutti i giorni per dedicarsi solo soltanto ad un rapporto con il Signore. E io lì non posso fare niente perché cioè, il perdono passa attraverso Dio. Non, cioè, noi umanamente non possiamo Esatto. perdonare. Se uno non ha questo rapporto con Dio, non capirà mai il significato del perdono. Ma soprattutto sulle nostre forze noi non possiamo nulla. Cioè, Assolutamente no. e questo lo possono testimoniare le persone come te che sulle loro. Tu nel momento in cui ti sei io quello che. Cioè, ti ripeto, anzitutto grazie per questa testimonianza perché è un È un fiume. dovere, guarda, non c'è da ringraziare. Sì, È un dovere per me. però è una grazia, ok? Quindi attraverso le tue parole io avverto è come se fosse, cioè un impeto nei confronti di chi non ha la grazia, cioè è come dire a loro approfittatene. Perché il tempo è vicino, un po' come mi viene in mente San Giovanni Battista, no? Che vuol dire voce di un uomo che urla nel deserto, è un appello, svegliatevi prima che sia troppo tardi, perché poi quando sarà troppo tardi non si potrà fare più nulla, però nel tuo sollecitare a queste persone, dare loro degli strumenti, perché tu non dici solamente a queste persone. Bisogna credere in Dio. Tu gli dai anche gli strumenti, dici come fare. Cioè, è come se indichi la strada, però gli dici anche: guarda, devi prendere la metropolitana, la bicicletta, la macchina. Sto facendo degli esempi sciocchi, ma che forse rendono più concreto, no? E poi questi ti Ma dicono: no, io non ci voglio andare. Vabbè, come si dice a Roma, che vuoi? No, perché. C'è anche magari la delusione, no? Di chi
sparge di chi fa il megafono, no? Perché tu stai facendo il megafono alla chiamata che hai ricevuto a tua volta, come un ripetitore, no? La stai portando e sulla tua pelle ci sono i segni dei chiodi, attraverso i quali esce una luce meravigliosa attraverso queste ferite, no? Perché è Sì, questo. ma guarda, tante persone sbagliano pensando che uno deve perdonare una volta sola. Io ti dico che da quando ho cambiato vita sono riuscita a perdonare lì queste persone. Poi non è che è finita, adesso sono tutta contenta e felice tutti i giorni. Signore, cioè, Gesù viene crocifisso tutti i giorni e quindi anche noi non ci dobbiamo aspettare una strada tutta facile, insomma. Quindi io devo perdonare ancora oggi tutti i giorni a nuove situazioni, a nuove persone che arrivano. E la mia testimonianza non è quello che dico, ma quello che faccio soprattutto. Io posso dire che ho conosciuto tanto bene Padre Amort, lo conoscete? Era un grande esorcista, lo è ancora, perché per me E lui è come se fosse intercede, Dio. eh sì, lui intercede per noi. Io personalmente non l'ho mai conosciuto, ma so chi è, chi sia, e so quanto bene ha fatto e quanto continua a Guarda, era farne. un grande uomo, cioè innamorato proprio della Madonna. E perché te lo dico? Perché durante uno degli esorcismi dove io ero presente, diavolo ha detto attraverso una persona disturbata, ha detto delle cose che io non avevo mai sentito e non ci ho mai neanche pensato. Ha detto: io voglio solo un Dio di giustizia, non voglio Dio di misericordia. E noi oggi cosa vogliamo? Angelo, Se misericordia. qualcuno ci ha fatto del male, noi vogliamo giustizia, no? Deve pagare per quello che ha fatto. Ed è giusto perché giustizia è molto importante. Se qualcuno ci uccide un figlio, se fa delle cose brutte, ci deve essere anche giustizia. Però sola giustizia non ti ridà la pace nel cuore, tu non ti libererai mai dalle sofferenze che hai vissuto. Non c'è giustizia se non c'è perdono, non c'è solo un Dio di giustizia, questo lo vuole solo il diavolo. C'è giustizia se c'è perdono. Se c'è misericordia. Sì, Perdono e misericordia, te inteso come misericordia, ovviamente. esatto. Perché quello che si chiede nel momento in cui si è subita un'ingiustizia, è lo scatto successivo quando c'è la grazia di Dio, non è voglio che quella persona soffra. Signore, aiutami ad amare quella persona. E allora lì sei salvo. Cioè, Non c'è sei più. altra strada, non c'è altra strada per arrivare un giorno al paradiso se non quella del perdono. Non esiste. E nelle nostre forze non possiamo farlo. Non è No, possibile. Non è proprio no. possibile. Non è proprio No, possibile. umanamente non è No. possibile in certe situazioni. Tu devi sapere dove stai andando, il perché sei qua e dove devi arrivare. Solo questo ti apre le porte poi a capire cos'è il perdono e a cosa serve. Wow! Ah, mi Grazie. dispiace che io non ti vedo, No, quindi non. guarda, guarda, mi dispiace a me perché ci tenevo, cioè, ci tenevo particolarmente ad averti in diretta, però è come se fossi qui davanti, cioè, hai la capacità. E qui riconosco la grazia, intravedo la grazia, riconoscerla no, perché non voglio essere così arrogante. Mi sembra di percepire proprio è come se fossi qua fisicamente, cioè attraverso la tua voce si materializzano queste parole, cioè sei capace di trasmettere attraverso solo la voce l'idea che tu sia qui. E questo penso dipende
chi ti ha toccato il cuore e da chi sta lavorando questo cuore, no? Tempo fa ho letto su uno dei libri di Costanza Emiliano una frase bellissima che mi è rimasta impressa e paragona Dio a, che ne so, Michelangelo, no? Che intravedeva in un blocco di marmo quella che sarebbe stata poi la Pietà oppure il Mosè, eccetera, eccetera. E quello che percepisco attraverso la tua voce, attraverso la tua testimonianza, è che ammazza, cioè il Signore con te ha fatto più meraviglie proprio una cosa come tutte le meraviglie di Michelangelo messe insieme, perché Non esageriamo adesso, aspetta che non sono ancora santa, insomma. no, vabbè, so, No, sei. no, no, non è così. Ti dico che ti ringrazio per le belle parole, però ti dico che il Signore, quando si cammina con il Signore, le cose vanno benissimo, e così era all'inizio della mia conversione, ed è tutte le volte quando io guardo le persone appena convertite, che il Signore ha toccato il loro cuore, hanno questa luce negli occhi che tante volte li invidio, perché man mano tu poi vai avanti, non è poi che voli sopra la terra come volavo io, che ero tutta innamorata, non capivo niente, stavo in mezzo alle nuvole, eccetera. Poi a un certo punto il Signore ti fa scendere sulla terra, è lì che devi dimostrare, insomma, questo amore verso di lui, e non ti devi perdere, perché poi ci saranno le croci, le difficoltà, quello che vuoi, questa è la vita, ma devi cercare sempre di andare avanti, anche, lo dico sempre, anche se cadi, anche strisciando, che è una parola brutta perché va associata al serpente, no? Che striscia, però quando tu cadi a terra, non hai più le forze perché sei stanco, perché soffri, perché qualcuno ti ha fatto del male. Tu devi andare avanti, anche strisciando, sempre avanti, perché lì c'è una grande luce, lì c'è la nostra meta e lì le cose cambieranno. Vai avanti e non guardare mai indietro, perché dietro ci saranno sempre le persone che vogliono ricordarci dove abbiamo sbagliato, che abbiamo fatto di male, oppure ci sono i nostri ricordi brutti. Noi non dobbiamo, cristiani, non, cattolici, non devono guardarci indietro, devono andare solo ed esclusivamente avanti. E il Signore a me mi ha messo davanti a tante prove negli ultimi anni, ti dico che ho sofferto anche tantissimo, pochissime persone lo sanno, però nonostante tutto questo io sono andata sempre avanti, perché so che questa è la mia salvezza, che non c'è altra strada proprio per salvarsi, per sentirsi amati veramente un giorno, per sentirsi felice, se non quella porta, no? Illuminata del nostro cuore. Ed è questa la mia direzione. Non ti sento più. Adesso mi Sì, senti? ok, sì. La porta mi stavi dicendo, scusa? No, e questa è la porta illuminata, insomma, del Signore, porta piena di luce, questa è la mia direzione. È come, voglio dire, poi San Paolo, lampada sui miei passi, no? È questo. Cioè, dici, nel momento in cui ci siamo avvicinati e abbiamo, e il Signore ci ha toccato il cuore. Ma non si vuole proprio tornare indietro. Ma no, le tentazioni ci sono tante volte, perché il diavolo non dorme mai e ci tenterà sempre, però noi dobbiamo essere fedeli a quello che il Signore ci ha rivelato, quindi il suo amore che abbiamo conosciuto, perché chi dice di essere convertito, questo amore l'ha toccato, cioè l'ha conosciuto, e quindi anche se ci sono difficoltà non bisogna dubitare, bisogna andare avanti. Quello sicuramente, però nel momento in cui ci sono le difficoltà, io ti parlo della mia esperienza personale, perché io sono in cammino di conversione, voglio dire, cioè lui mi ha ripreso per i capelli, come dicevi tu, mi ha portato, che ero, facevo, mi sentivo proprio la fidanzatina che ha scoperto il Signore, poi ti rimette su terra ed è lì,
È un po' come quando si va a Međugorje, il pellegrinaggio non è andare a Međugorje, il pellegrinaggio inizia quando torni da Međugorje, lì c'è il pellegrinaggio, perché a Međugorje fai il pieno di paradiso, no? Perché Međugorje c'è proprio il paradiso su terra. Poi quando torni, tutto quello che hai assorbito, anche inconsapevolmente, a Međugorje devi metterlo in pratica. Allora lì è il pellegrinaggio, vero, no? Proprio, sì, è proprio così. Io quando ho avuto la grazia di aprire questa iniziativa che si chiama Cuori Puri, che pensavo non arrivasse neanche a 5 persone, oggi sono diverse migliaia di ragazzi in tutta Italia. Sai, a un certo punto io pensavo di aver già capito tutto, di essere la migliore, cioè spiegavo alla gente come deve vivere, ma intanto io comunque vivevo in un posto bello, protetto, perché vivevo a Međugorje, vivevo con le suore, quindi non vivevo le difficoltà della vita quotidiana. Poi un giorno le suore mi hanno presentato un ragazzo che poi è diventato il mio marito, ma perché io feci questa scelta? Perché pensavo che appunto il Signore me l'avesse messo davanti, perché io non solo con le parole, ma soprattutto con i fatti potessi dimostrare che oggi la famiglia può andare avanti, nonostante possono succedere delle cose che non ti aspetti proprio. Però un matrimonio oggi non ha più valore. E io credo che il Signore, la mia superbia che io ho avuto ad un certo punto, il Signore ha voluto un po' anche mettermi con i piedi per terra e dire: mo adesso dimostra quello che hai raccontato a tutti, tutti quanti, perché è facile parlare e dire alla gente che devono fare quando tu non vivi i loro problemi. Prova a vivere questi problemi, questa quotidianità e poi dimostra con la vita che si può. Oggi le persone si lasciano dopo le difficoltà, anche quelle insomma, più piccole. Il matrimonio non è questo. Quelli che soffrono quando due genitori si lasciano sono soprattutto i figli, anche se non sembra, anche se non lo fanno vedere. Alla fine dentro di loro rimane una traccia di quello che è successo e di quello che i genitori purtroppo li hanno fatto vivere. E quindi bisogna partire dalle basi, bisogna partire da lì e cercare di rieducare la nostra gioventù, perché io ormai mi sento un po' vecchia. Cioè, scusa un attimo, vecchia, quanti anni hai tu, ragazza? a Ecco, io ce n'ho 50, quindi evitiamo l'argomento età. No, ma mi sento come se avessi 80, non ti preoccupare. Cioè, accomoda, evitiamo l'argomento, potresti essere mia figlia, perché io ce n'ho 50, tu 35, quindi evitiamola, andiamo oltre. No, comunque bisognerebbe tornare ai valori di una Sì, volta, dove sì. era un po' più difficile, dove c'era un'attesa più bella, perché oggi parte tutto dal sesso. Una volta quando tu incontravi un ragazzo che ti piaceva, lo guardavi e cioè, diceva: mamma mia, che bel ragazzo. Certo. Poi magari vi fidanzavate, vi conoscevate, poi No, magari sposavate, ancora però prima. dopo. No, ma cioè, aspetta, ti piaceva, poi c'erano gli sguardi, poi ne parlavi con le Corteggiamento. amiche, poi cominciavi ad andare a vedere dove andava lui, poi si mandavano i bigliettini, cioè, era Brava. tutto rallentato, no? Più vissuto, si dava più importanza a uno sguardo, a un sorriso, a un tocco della mano, cioè quelle cose umane, no? Quelle cose che restano nel tempo, no? Che Sì, aiutano adesso a. ci si prende, ci si lascia su WhatsApp, quindi proprio di sguardi non ne parliamo. No, Esatto. e però alla fine di tutto questo, quando uno si sposava, finiva a letto, c'era la prima notte di nozze. Oggi cos'è prima notte di nozze? Niente, perché abbiamo già dato prima. E quindi se oggi si è invertito tutto, perché i rapporti tra i giovani partono proprio dal sesso, chi ha voglia poi di conoscerti, di corteggiarti, fidanzarsi con te? E figuriamoci sposarti, cioè Esatto. nessuno. Quando tu inizi
già da quello che dovrebbe essere l'ultima tappa di questa conoscenza, che riempie poi il rapporto, insomma, è una, come si dice in italiano, è una. Lo completa, ecco. Esatto, no, anche perché poi voglio dire, quando l'unione tra un uomo e una donna è consacrata in Cristo, il fare l'amore non è sesso, ma è fare l'amore, cioè è l'apoteosi dell'unione di queste due persone che si amano, che hanno fatto un certo tipo di cammino, che comprendono profondamente quello che sta facendo non solo il loro corpo, ma la loro anima. Ed è volta alla procreazione. È proprio quello che dicevamo prima, no? Rispetto a. No, no, aspetta, perché dobbiamo sottolineare, non è solo procreazione, No, perché è unitivo e no. Esatto, procreativo. scusa, hai ragione. Perché se due persone che non possono, per esempio, No, avere dei no, figli, no, no. No. cioè, si guardano negli occhi tutta la vita, No, no? no, no, Devono no, anche. no, no, esatto, cioè è la sublimazione dell'unione, no? E comunque in quel momento Cristo è lì. Cioè io immagino Dio quando vede due persone che si sono consacrate nel matrimonio davanti a lui. Io lo immagino che guarda i suoi figli che fanno l'amore, consacrati, lo immagino contento perché. Voglio dire, assiste alla meraviglia, ci ha creato lui, è stato lui a darci questa meraviglia, no? Quindi penso che nel momento in cui un uomo e una donna hanno compreso cosa sia il sacramento del matrimonio, perché è un sacramento il matrimonio, e lo sublimano con l'atto d'amore sessuale. Penso che, non so, in cielo ci saranno i fuochi d'artificio, non so come dirti, no? Guarda, io tante di queste coppie ne conosco, ci sono alcune che si sono conosciute proprio ai ritiri di cuori puri che noi facciamo, c'è in particolare una coppia, ma più di una, però questa in particolare perché collabora ancora adesso con noi, ci aiuta nella spedizione di questi anelli. Perché volevo aggiungere, noi ai ragazzi che lo chiedono, diamo ovviamente gratuitamente questi anelli che sono delle fedine di cuori puri, lo chiamiamo l'anello di purezza, insomma, e loro con questo anello poi vanno a fare la promessa di questa attesa dell'amore vero davanti al proprio padre spirituale che li segue o un sacerdote, e poi insomma ogni anno rinnovano questa promessa. E io ho conosciuto dei ragazzi che fanno parte di Cuori Puri che erano vergini entrambi, addirittura lui abitava a Bergamo, lui abitava in Calabria. Quando io li ho visti al ritiro ho detto: ma figuriamoci, cioè abitano uno 2000 km lontano dall'altro, non gli davo neanche 5 centesimi che potevano andare avanti, invece si sono sposati. E di questi ragazzi ce ne stanno tanti, c'è una, guarda, c'è un esercito di ragazzi che ancora credono in questi valori e trovano qua proprio in cuori puri una speranza che c'è qualcun altro che la pensa come loro. Ma poi, se ti posso dire, adesso noi abbiamo iniziato dei corsi molto, molto belli che dovrebbero fare tutti quanti, perché corsi sono portati da coppie di sposi molto preparate, che hanno per tanti anni seguito padre Raimondo Bardelli, che è un sacerdote preparatissimo per quanto riguarda i rapporti tra uomo e donna. Io vi invito ad andare a vedere su YouTube dei suoi video, rapporti tra i fidanzati e il matrimonio. E queste coppie adesso fanno questi corsi, saranno a Firenze adesso alla fine Sì, dell'anno, ci sarà un altro. ho visto quello di Capodanno che ci sono solo 30 Brava. posti, no? Sì, sono solo 30 posti, però questo corso sarà riproposto ogni tot mesi, sempre a Firenze. Guarda, io ci ho partecipato
apposta perché adesso abbiamo fatto questa collaborazione e sono rimasta folgorata perché loro lo vogliono sottolineare, nonostante loro sono molto cattolici, hanno vissuto anche in castità, hanno 5 figli, ma che loro questi corsi li fanno per tutti, quindi anche se ci sono delle persone che non credono in Dio e vanno a questo corso, e c'era una musulmana e una proprio atea di brutto, che sono anche loro rimaste stracontente di aver partecipato, perché loro insegnamenti che portano li fanno sulla base della scienza, e Certo. quindi uno non può mai ribattere certe cose che la scienza ti può dimostrare. E loro poi con questo ci spiegano ovviamente anche nel modo cattolico il perché è bello vivere rapporti in un modo diverso di quello che è oggi, ma soprattutto danno degli esempi che nessuno può mettere in dubbio. Poi ci sono anche dei dottori che spiegano proprio anatomia di uomo e della donna, come funziona il cervello di uomo e della donna, poi spiegano le varie problematiche anche sessuali che possono esserci, per esempio parlano di masturbazione, no? E tanti ragazzi dicono, ma se per esempio io non mi masturbo, poi è difficile, cioè mi faccio del male. Non è vero, perché poi Esatto. loro spiegano come tutto funziona in modo medico. Certo. Anche per le coppie di marito e moglie, quando uno si sposa, possono nascere dei problemi anche nella sfera sessuale. Uno di questi problemi, e non mi vergogno proprio a dirlo perché tante persone hanno paura anche di usare questi termini in modo così leggero, però è eiaculazione precoce. E anche lì loro spiegano tutte queste cose, da dove partono, perché ci sono, come proprio funziona la nostra anatomia dell'uomo. Ed sono davvero dei corsi straordinari e vi invito di andare con i vostri figli, mandate i vostri figli perché torneranno cambiati. Sono cose che i genitori hanno vergogna Esatto, a volte esatto, di dire ai esatto. propri figli. No, perché c'è una sorta di pudore nel parlare con i... A parte che voglio dire, ci sono tutta la parte, tutta la sfera educativo-sessuale ormai è ad appannaggio della scuola, quindi tu come sfondi una porta aperta, perché io sono contraria a che sia la scuola a dare questo tipo di educazione, perché da mamma, io ho 2 figlie, ormai sono una a 14 anni, sono 2 signorinelle, insomma, una a 14 anni e l'altra ne ha 12. Desidererei io parlare alle mie figlie della sfera sessuale. Primo perché magari sarei capace di dirglielo con un occhio cristiano, cioè quindi spiegando loro determinate cose. Secondo perché sono solo i genitori che hanno la consapevolezza della maturità dei propri figli per poter accettare determinati argomenti. Mentre il seminario di cui parli tu, io lo trovo assolutamente innovativo. Sì, perché Perché loro parlano senza mezzi termini, cioè anche di esatto. anticoncezione, non è che non ti parlano solo di metodi naturali, parlano anche di metodi naturali, ma parlano di anticoncezionali tutti che ci sono e spiegano, perché c'è una dottoressa, spiegano proprio come fa male la pillola, come Certo. fa il preservativo, dove ci stanno i rischi, dove non ci stanno, percentuali, è tutto riportato sulla carta, non è che, capito, se la inventano oppure dicono solo perché Dio vuole così, No, 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 c'è tutto. esatto. No, nel senso, magari chi fa un cammino di fede queste cose le dà per assunte. Invece è utilissimo, perché di cristiani ce ne sono sempre di meno, perché siamo in via di estinzione come i panda. Invece è utilissimo diciamo, lo spaccato scientifico del seminario.
Ma Ma anche perché chi fa un cammino di fede, guarda, oggi di queste cose sa poco, sinceramente, perché tanti magari vivono come il Signore ce lo propone, ma lo vivono male, vivono depressi, vivono tristi, cioè non è questa la strada. Quindi bisogna capire tante cose, sia quelle di fede, ma anche quelle brava. proprio del nostro fisico, della nostra, insomma, della nostra vita. Senti, vuoi ricordare le date del seminario di fine anno a Firenze? Sì, intanto se volete andate su Cuori Puri su Facebook, lì c'è evento pubblicato, sono dal 29 al 1 di gennaio, sono 3 o 4 giorni, è gratuito questo corso, quindi davvero vi invito, se non questo, il prossimo di andarci, perché ne vale la pena, vi cambierà la vita. Grazie Ani. Allora, tu sappi che noi con la diretta siamo partiti e ho taggato sia la pagina Cuori Puri che ho Grazie. taggato te come ospite. Quindi poi quando hai un attimo di tempo vedrai se su Cuori Puri riesci a far andare la diretta, se no voglio dire la condividi dalla nostra pagina, così come ti arriverà l'avviso del tag da parte di Popolo della Famiglia TV e sul tuo profilo personale e eventualmente lo autorizzi così lo puoi condividere. Molto volentieri. Per quello ti chiedevo di ricordarlo, poi vedrai che mano a mano che io qui, cioè vedo, mentre parlavo con te vedevo i commenti, ma io ti ascoltavo, cioè ti ascoltavo rapita. Come se ti stessi guardando, e quindi io vedo semplicemente, sai quando vedi i commenti che scorrono, 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 ma non li ho letti perché volevo assolutamente darti tutta l'attenzione che meriti, ma soprattutto che merita questa testimonianza che tu stai rendendo non solo qui questa sera per noi è un regalo grandissimo, perché ci stai facendo un regalo di Natale, in No, anticipato, anticipato. voi che mi fate regalo di Natale a poter parlare di queste cose, perché oggi ti censurano dappertutto, invece è importante chi invece si apre a queste tematiche. Voi siete popolo della famiglia, quindi una rete che può fare veramente molto del bene. Ed è per questo che è nato Popolo della Famiglia TV, perché sebbene sia una pagina Facebook, però voglio dire, almeno cioè, rimane quel piccolo spiraglio, no, di verità, perché comunque quello che tu hai testimoniato questa sera con la tua vita, che poi tu sei testimonianza vivente dell'opera del Signore, poi, no, della conversione. Della sua misericordia, Della sua misericordia, soprattutto. esattamente, esattamente. E come questa misericordia ha lavorato, tra virgolette, lavorato, no? Dentro di te e ti sei fatta provvidenza, quindi la misericordia ti ha trasformato in provvidenza, creando cuori puri per poter portare a quante più persone possibili la tua risurrezione, perché tu sei risorta in qualche modo, no? Sì, certo, però non solo io, guarda che ce ne stanno veramente tanti, che la mia storia è la storia di tante persone, a me mi fate parlare, però la voce di tante persone, la storia di tante persone che vivono o hanno vissuto quello che ho vissuto io. A Cuori Puri ci stanno veramente molti ragazzi, io volevo anche approfittare per ringraziarli. Perché c'è per esempio un ragazzo meraviglioso che ci porta avanti le pagine Facebook, altri che mandano anelli, poi c'è uno del popolo della famiglia che è Mirko Fanicci, che anche lui è partito da Cuori Puri, adesso so che sta proprio, si sta lanciando in politica da voi. Sì. E quindi ci sono davvero tante, tante meravigliose persone che ci aiutano e vanno avanti con noi verso il Signore, verso la luce. Quindi per questo grazie a Dio e grazie Sempre, a tutti quanti. sempre, sempre e comunque solo grazie a Dio. Anche perché voglio dire, è solo grazie a lui penso che esiste il movimento Popolo della Famiglia, perché se pensi che noi nasciamo da
un assembramento di, spontaneo di persone che si sono ritrovate in piazza per ben 2 volte a loro spese, per dire la famiglia è fatta da una mamma, un papà e da bambini. Voglio dire, il PDF penso che sia testimonianza politica di come sia necessario testimoniare la verità in ogni sede, no? Assolutamente sì, poi volevo solo aggiungere una Prego. cosa importante, perché anche chi purtroppo ha una separazione in corso oppure è stato divorziato, io sempre a cuori puri, c'è un signore che da quando è nato cuori puri ci aiuta, lui ahimè è divorziato da una moglie che l'ha lasciato, pensa che anche lui è stato fedele. Fino a adesso, da tanti anni ormai, a questa promessa che ha fatto davanti a Dio. Cioè, lui, anche se si è separato da questa moglie, cioè, è sempre stato fedele a lei, anche se lei non c'è. Ha pregato sempre per lei, perché un giorno, insomma, magari lei capisca quello che è successo. E anche queste persone sono una testimonianza, perché anche se ti è andata male, non è che per forza ti devi andare a cercare un altro Esatto. compagno. Puoi dare la testimonianza della tua vita e della promessa che hai fatto, davanti all'altare, anche in questo modo, anche aiutando gli altri, a percorrere una strada più bella di quella che hai fatto tu, proprio perché hai esperienza sulle spalle, hai vissuto delle cose che non vuoi che altri vivano. E soprattutto anche queste sono testimonianze viventi, no? Tu dicevi delle persone, io ti posso portare quella che è la mia di testimonianza. Io sono separata, sono stata 10 anni insieme al padre delle mie figlie, non ci siamo mai sposati ed ero lontana da Cristo. Poi Cristo mi ha ripreso veramente per i capelli, perché sennò non sarei qui né a parlare con te né a fare le dirette su PDF TV. Eppure da quando mi sono separata, io sono casta, cioè non ho sentito, non ho avuto bisogno, ma non proprio non. Io ho Cristo, cioè ho Lui, ho l'uomo più bello del mondo. Poi se Lui vuole e ha deciso che per la mia vita c'è qualcuno che mi accompagnerà per il resto dei miei giorni, bene. Se no, voglio dire, ho la mia croce, ho il combattimento quotidiano, ho la mia comunità È la tua e ho. testimonianza di vita, guarda, che si può. Signore poi apre le porte che vuole lui, ci dobbiamo solo lasciare guidare. Per forza, anche perché Ania, riagganciandomi a quello che dicevamo prima, no? Io penso, voglio dire, sempre più profondamente sono convinta di questo, che Cristo permette che noi pecchiamo anche nel modo più terribile che ci sia. Però quando hai peccato nel modo più terribile che ci sia, e poi hai scoperto la grazia e ti sei. E lui ti ha aperto le braccia, cioè come il figlio al prodigo. Oggi, stamattina pensavo a questo, mi è tornata in mente questa immagine proprio del figlio al prodigo, e pensando ovviamente alla rubrica che avremo di questa sera, che faremo fatto insieme, il pensiero è questo, è che nel momento in cui lui ti mette, tu torni e lui ti mette la veste bianca, l'anello al dito, i sandali ai piedi, e ti abbraccia pure se puzzi, perché quando sei peccatore, puzzi. A quel punto, nel momento in cui hai riscoperto l'amore di Dio, sì, quello del piano di sotto, come lo chiamava Padre Pio, comunque continua a tentarti, ma di fronte a una luce così grande, di fronte a un amore così grande, io indietro non ci torno, ma non ci torno, No, ma neanche è mai, così proprio. mai. E ti dico, c'è una bellissima canzone di Deborah Vezzani, chissà se riusciamo ad avere anche lei, che sicuramente conosci tu, Deborah. Sì, conosco. La cantano dappertutto. La canzone Deborah, quella una delle canzoni che a me come un piace, prodigio. no, a me piace molto Inri, perché lei da Ah, questa non l'ho sentita Io ancora. non ritorno indietro, e dice da un amore così grande io non ritorno indietro. Quindi, Bellissimo, è proprio quello che abbiamo detto finora. esatto. Ania, io sono commossa perché sembra che ci conosci, queste sono le cose meravigliose che fa Cristo, solo lui è capace di fare queste cose.
così belle. Tu dove fisicamente dove sei adesso? In quale parte del Adesso mondo? sono in Puglia, devo dire che ho iniziato una scuola da poco che durerà 3 anni di, insomma, cosmetologia, estetica e parrucchieri, quindi sono in Puglia e vado a scuola quasi tutti i giorni, però poi mi occupo anche, insomma, di cuori puri, aiutata però maggiormente da altre Da persone. tutte queste persone che ringraziamo anche noi, perché grazie alla loro, anche loro si fanno provvidenza insieme a te, no? Poi Senza i fratelli non possiamo da soli fare niente, e quindi con Dio e con altre persone. Perché Esattamente. quando c'è uno che non ce la fa a portare la croce, c'è sempre un altro che dice: guarda, ti aiuto, e così ci si aiuta a vicenda. Esatto, mia madre sai cosa diceva? Due mani, tu, mia madre diceva una mano lava l'altra e insieme lavano il viso. E questi sono i È così. fratelli, e questi sono i fratelli, e questi sono i fratelli in Cristo che sono la nostra famiglia, no? Amen. Amen. Ania, tu sei in Puglia, tu lo sai, quindi sei vicino Mirko, tu lo sai che io ho vissuto in Puglia per qualche tempo della mia vita. Ah sì, dove? Ho vissuto a Vieste sul Gargano. Ho Ah vissuto. beh, Vieste è bellissimo, sì. È E una. ci vado in vacanza qualche volta, ma è vicino, guarda, dopo Padre Pio io abito 50 km da Vieste. E allora, perché ho una carissima amica che vive a San Giovanni Rotondo, sarebbe bello che vi conosceste. Chissà, perché lei. Boh, la Paola, vediamo un attimo, tanto devo sentirla lunedì. Chissà, sai quelle cose che mi va? A me va, io sono questa, mi piace. Come quando ti ho parlato di Sabrina, no? Tu mi hai raccontato la scuola che facevi, ho detto, caspita, ma Sabrina fa anche questa cosa. È bello, no? Questi piccoli pezzettini che si mettono insieme, giusto? È così. Ania, io ti do un bacio virtuale, solamente telefonico, perché spero di poterti abbracciare e dartelo al più presto. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi per l'invito e spero che ci sentiamo ancora altre diverse Assolutamente sì, assolutamente sì. Adesso passerà dicembre. Approfitto per farti degli auguri per un santo Natale. volte. Grazie. E visto che ci arriva appunto Natale, Natale è un periodo di perdono, cercate di perdonare almeno una persona con la quale non vi parlate. Questo è per i nostri ascoltatori. Brava, brava, cerchiamo di Grazie ancora. perdonare. Un bacio grandissimo a te, grazie, ci sentiamo Dio presto vi di nuovo. benedica. Dio ti benedica anche a te, cara, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao tesoro, ciao, grazie. Allora, ragazzi, è stata una puntata emozionante. Io vi chiedo scusa perché adesso vedo che c'è Cristiana Di Stefano, ciao tesoro mio. Bella lavando, ho visto Gabriele ha lavorato. Grazie a Barbara Moi e a Francesca Centofanti che dalla regia e redazione hanno inserito tutti i commenti. Grazie a Daniela Baldanza per il testo che io come al solito non ho seguito, quindi ti chiedo perdono. Grazie di tutti i commenti. Ho visto tantissime persone, mi è sembrato di vedere Mauro Chiarastri, ho visto Fasulo, ho visto Rotunno, poi ho visto le pagine che sono intervenute. Ragazzi, è stata una puntata di testimonianza preziosa. Mi scuso se non è stato possibile da un punto di vista tecnologico fare la doppia diretta come la scorsa settimana, però avremo Ania nuovamente con noi. Vediamo quando sarà disponibile, se gennaio, febbraio, insomma, diciamo che riuscissimo ad averla come appuntamento semifisso sarebbe una grazia ulteriore. Io ringrazio anche chi ci vedrà in differita e chi potrà vedere poi la puntata su YouTube, e ci scusiamo se quest'oggi non è andata in differita, scusatemi, in sincro. Grazie a tutti. Condividete questa diretta, portiamo il messaggio di Ania e di Cuori Puri ovunque. E mando un bacio grandissimo ai fratelli che sono in convivenza. E vi do appuntamento alla prossima settimana. 7 di dicembre, sempre alle 18:30, un bacio grandissimo da Semi di Speranza per il popolo della famiglia TV. Ciao!
Ciao, grazie.